Allora, ciao Eugenio, ciao Matilde, ciao Mario. E, la famiglia Manzo, la cui bambina Arianna Manzo, è ricoverata qui per avere i trattamenti in camera iperbarica. Allora, Eugenio, vogliamo raccontare un po' la storia di Arianna? Arianna è una storia che è incominciata con una bronchiolite non curata bene e si è portata a broncopolmonite. Poi purtroppo è stata intubata, sedata un mese e ha portato conseguenze, problemi cerebrali. E adesso ha 3 anni e non cammina e non balla. Come avete saputo di questo centro? Tramite internet poi abbiamo visto alcune persone che sono uscite in rete italiane e ci siamo messi in contatto. Ok. E da quanto tempo siete qua? Quanti Sono 2 mesi che siamo qua. Ha fatto trattamenti ha fatto già Arianna fino ad oggi? 72 trattamenti. Avete visto qualche miglioramento? Dei piccoli miglioramenti ci sono stati, però ci vuole il tempo per arrivare a un buon risultato. In che cosa è migliorata Arianna? Migliorata, segue di più con gli occhi, poi mangia di più, sta un po' più dritta con le spalle, alcune cose si vede che sta un po' meglio, però ci vuole ancora tempo. Matilde, voi siete positivi verso questo tipo di terapia che Sì, molto. pensate di continuare, pensate Sì, di ritornare? ritorneremo sicuramente. Ok. E, che tipo di fisioterapia fa Arianna? Arianna fa 2 ore di ossigenoterapia e 2 ore di terapia motoria. Poi fa anche Logopedia. logopedia e crano sacrale. Quali sono i tuoi sentimenti, Eugenio, verso questo tipo di trattamento, verso tutte queste terapie che Arianna sta avendo in questo Sono periodo? terapie, come le vediamo noi, terapie molto intense, che gli fanno bene per la bambina, per farla migliorare, sicuramente.